stata ferocia! Benvenuti nell'episodio speciale di Voce Off. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e, se il video vi è piaciuto, a mettere like e lasciare un commento. Ed infine, seguitemi su Facebook ed Instagram. In questo episodio voglio raccontarvi la storia di Voce Off. È un ragno, un robot assassino, uno stupratore robot. Stuprobot. Un anno fa iniziava questa strana avventura. Avventura che in realtà doveva concretizzarsi diversi anni fa. Forse 10 anni fa. Il cinema per me è passione, e non solo. Fin da bambino smanettavo con videoregistratore, telecamera e musicassette. Mi divertivo a montare lunghe serie animate che trasformavo in film da 1 ora e mezza. E molto spesso facevo delle audiocassette delle storie di Dylan Dog, dove interpretavo tutti i personaggi. Quindi tutto quello che oggi faccio con il computer, una volta lo facevo con l'analogico. Ovviamente agli studi di cinema e la passione per il buon cinema, ho anche spesso abbinato una perversa ammirazione per il cinema brutto. Un po' come una sorta di vademecum del come non fare un film, o una specie di esercizio trova i difetti. Un'estate di 10 anni fa, io e un mio carissimo amico prendemmo l'abitudine di andare al centro commerciale, acquistare alla cieca DVD a 1 euro e spararceli tra 1000 risate e commenti a caldo. Una specie di voce off live. E tra questi ho avuto l'onore di gustarmi Soft Air e la trilogia di Thunder, che presto porterò su questo canale. 3 anni fa mi imbatto nei video dei famosi Sinergo e Yotobi e quindi scopro che questo strano amore per il cinema brutto ha un bel seguito. E così ho iniziato a guardare con interesse altri youtuber come Barbascura X, Stroncando l'Orrore, Mr. Empi e Il Trono del Muori. John, a costo di non sprecare i proiettili, crea una bomba per uccidere 2 zombie. Scena toccante. Fratello mio. E così pian piano è maturata dentro di me l'idea di creare un canale che parlasse di film brutti. È stata una scelta un po' difficile da prendere perché ho un sacco di impegni con il lavoro, non ho tutto questo tempo da dedicare a un canale YouTube, però avevo voglia di creare qualcosa che, nonostante fosse faticoso ed impegnativo, mi divertisse un po'. Una voglia infantile di giocare con i film, un ritorno al passato. Sto cercando informazioni su 2 donne. Chiede se Serena Corsi, bionda, sempre vestita di bianco, che dopo che te l'ha dati lascia le macchie di un'iposca sulla mano, potrebbe avere qualcosa in comune con una certa Serena Corsi, bionda, sempre vestita di bianco, che dopo che te l'ha dati lascia le macchie di un'iposca sulla mano. E così, un bel giorno, decido di buttare giù il progetto di un canale YouTube che parlasse di film brutti. Ho avuto altri canali YouTube in passato, ovviamente mai di recensioni e mai con l'impegno di pubblicare qualcosa con una certa costanza. Per evitare che passasse altro tempo della serie, lo faccio o non lo faccio, mi dico oggi o mai più. Il film col quale iniziare non è mai stato in dubbio. Vi ricordate quando vi dicevo che da bambino mi divertivo a trasformare lunghe serie animate in film da 1 ora e mezza? Benissimo, una di quelle serie è L'Uomo Tigre. E vi faccio anche vedere il dietro le quinte di Voce Off. Questo è il primo testo che ho scritto per il canale. Come potete notare, stavo utilizzando come nome provvisorio del canale Uomo Tigre, proprio per il discorso dell'identità segreta, ma ovviamente sarebbe stato un nome controproducente nelle ricerche di YouTube. La prima versione dell'episodio Uomo Tigre il film durava almeno 20 minuti. Si rideva poco ed era un continuo criticare e massacrare le scelte registiche del prodotto audiovisivo. Era un po' troppo serioso, pure incazzoso, perché all'Uomo Tigre io ci sono affezionato e infatti non l'ho neanche finito di ascoltare e mi son detto ok, fa schifo. E quel fa schifo è stata una specie di pietra tombale sul progetto. Ho proprio pensato, ma mo a 40 anni ti metti a farlo youtuber? Ma guarda che schifo hai fatto! Sei un professionista, ci hai lavorato diversi giorni e hai realizzato sta cosa che non vedrà mai nessuno. E così ho chiuso il progetto. Mi sono messo a lavorare ad altre cose e fine della mia avventura da youtuber.
Due giorni dopo inizio a sentire un senso di vergogna. Sentivo che stavo tradendo me stesso. Avevo un'idea interessante che mi faceva star bene. Mi divertiva e mi incuriosiva sapere come sarebbe andata a finire. Non potevo mollare così. Non l'ho mai fatto in vita mia. E così ho ricominciato a montare e registrare un nuovo testo, ma no, nessun happy ending. Faceva più schifo dell'altro. Però questa volta non ho provato delusione e voglia di abbandonare, ma sentivo che mi stavo avvicinando a quello che volevo realizzare. Infatti in una pausa mi viene anche in mente il nome che avrei dato al canale. In sceneggiatura sta ad indicare la voce narrante quello che appunto stavo facendo. E soprattutto quell'off era perfetto. Quell'off che riporta al teatro off, all'essere fuori dal coro, diverso dagli altri. E anche quell'off che avevo fatto per qualche giorno. Avevo spento il mio progetto. Ed off è anche la posizione dell'interruttore quando decido di staccare dalla vita di tutti i giorni e dedicarmi al canale. Una voce fuori dal coro. Voce, appunto, off. Ed ecco spiegato anche il suono dell'interruttore ad ogni mio video. Tra le buste di scorpioni malati, Jim il Corvo prende un anello impolverato e prova a mettere in moto quest'auto abbandonata. Magicamente, come raccontano gli storyteller bravi, mi è quasi sembrato tutto più chiaro. Io, con il mio canale, volevo informare, istruire ed intrattenere. E quindi ho avuto anche ben chiara la struttura del progetto. Finalmente nasce Voce Off. Mancava la sigla. E che facevo? La solita roba trap che fanno tutti ormai. Poi non so neanche suonare. E allora mi sono ricordato di un suono che da bambino mi incuteva timore. A me sto suono mi metteva angoscia. Che c'entra con lo spirito di Voce Off, vi starete chiedendo? Non lo so, mi è venuto in mente così. È come se avessi voluto esorcizzare quell'angoscia, quell'ansia da prestazione che stavo provando con la realizzazione di questo nuovo capitolo della mia vita. Benvenuti nel mio canale Voce Off, dove si parla di film che hanno toppato. Oggi vi parlo di L'Uomo Tigre, il film, una produzione della ARC. E ci basta guardare la qualità di questa locandina per capire il livello del film. Nome, sigla, montaggio di 10 minuti, sta voce tutta intimidita dal primo episodio, canale registrato, social attivati e decido di pubblicare il mio primo episodio. Dopo un'ora c'erano forse 3 visualizzazioni, di cui una era la mia. E nei primi giorni a malapena ho toccato le 20 visualizzazioni, però delle views non mi fregava niente. La mia vera preoccupazione era, mo arriverà quello che dirà, ma sto scemo da dove è saltato fuori. E non immaginate la felicità nel vedere il primo like. Ho capito che poteva piacere. Infatti nel giro di pochi giorni sono arrivati i primi commenti positivi, le prime persone che mi scrivevano in chat, i primi complimenti, le prime richieste, facci quel film, facci quell'altro. E ho capito che Voce Off era solo all'inizio. E a quel punto ho preso la decisione di mettermi a lavorare al secondo episodio, Imen, un altro omaggio alla mia infanzia. Intanto Gwildor si traveste e tutti scoppiano a ridere. Se fosse un telefilm degli anni 70, finirebbe così. Ma sì, la vita va presa così, con un sorriso. In fondo sono solamente lontani dal loro pianeta. Molto probabilmente vivranno da schiavi per sempre, ma sti cazzi, ridiamo, perché sto nano si è messo gli occhiali e la pelliccia della mamma morta di Julie. E da lì una serie di avventure che mi hanno portato nuovi amici, mi hanno fatto migliorare, e purtroppo ci sono anche stati dei momenti bui. Lo sapete, c'è stato un momento che ho rallentato e un altro in cui ho proprio chiuso il canale. Però sono tornato sui miei passi. E pensate che l'ho fatto perché avevo fatto la finta, me ne vado, vabbè, se insistete, resto. Ho deciso di tornare perché alcuni di voi mi hanno scritto in privato delle cose meravigliose. Anche quel mio amico col quale quell'estate ci siamo sparati tanti film brutti ha contribuito a questa salvezza di Voce Off. Sono tornato sui miei passi perché voi
mi avete fatto tornare indietro. Quando ho scritto il primo testo di voce off, quando la mia voce era solo un MP3 sul computer, pensavo che sarebbe stata una valvola di sfogo per me, un mio personalissimo paese delle meraviglie. Ma poi questo paese delle meraviglie si è riempito di gente. Gente che ha deciso di seguirmi. E quando diventi importante per qualcuno, hai delle responsabilità. Non puoi tradire. Non posso promettervi la vita eterna, ma il rispetto, sì. È tutta colpa mia. Lei gli dice che ha sbagliato, che è tutta colpa sua. Tori, guarda, tutto bello, tutto giusto, però se ce ne andiamo che stanno per bombardare la città, eh? Grazie. Ma ovviamente siamo alla fine del film e i protagonisti sono in trappola. E arriva un'orda di zombie. Due zombie. E questa era la storia di Voce Off. Certo, non è la storia di un giovane che dal garage ha fondato un impero, ma io racconto film brutti, cioè che vi aspettavate? Ovviamente questo è un video che io dedico a tutti voi. Il viaggio spero sia solo all'inizio, spero ci siano tante soddisfazioni e vi ringrazio davvero per aver intrapreso questo viaggio con me. Vi ringrazio della fiducia, vi ringrazio per i consigli, vi ringrazio per i commenti, vi ringrazio per le condivisioni, vi ringrazio per le critiche positive e negative, perché tutto serve a migliorare il canale. Tra di voi ci sono persone che spesso mi dicono che gli regalo un sorriso, che magari vi risollevo da una brutta giornata o da un brutto periodo. Io vi dico con il cuore in mano, ragazzi, abbiamo una vita davanti. Lo so che spesso la vita è dura, il lavoro, i soldi, la scuola, gli affetti, tutto crea pressione, tutto ci mette sotto pressione. Però ve lo dico da amico, ormai posso permettermi di considerarmi un vostro caro amico. Fate qualcosa che vi piace, anche per pochi minuti al giorno. Leggete un libro, coltivate un hobby, una passione. Sono queste le cose che ci rendono vivi, che ci rendono diversi dalle macchine. È questo il vero senso di Voce Off. Per me e per voi. Ancora una volta, grazie.